Allora, innanzitutto vi chiedo di stare calmi perché la notizia non è certamente una sorpresa, visto che già si è caduto di tutto, visto che già parecchio tempo fa, parecchi mesi fa, avevamo parlato della possibilità che Marotta comunque andasse via dalla Juventus. Ma innanzitutto dobbiamo capire cosa ha detto Marotta a Sky, perché leggo commenti, post su Instagram molto 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 equivoci, e quindi chiariamo. Marotta non ha detto lascio la Juve ora, Marotta ha detto il 25 ottobre il mio mandato come amministratore delegato della Juventus scade, non c'è intenzione di rinnovo, non chiedetemi il perché, non lo so, evidentemente hanno visioni diverse e lui è interessato a qualche progetto diverso, ma rimarrò ancora un po' di tempo come responsabile direttore dell'area sport. Ora, che cosa vuol dire direttore dell'area sport? Vuol dire che coordina il lavoro dei delegati dell'area sport, avendo però meno competenze dal punto di vista economico. Perché? Perché, come vi ho sempre detto, all'interno della Juventus, Marotta e Paratici, il gatto e la volpe, avevano due ruoli completamente diversi. Innanzitutto, Marotta era la persona che si occupava di far quadrare i conti, quindi aveva competenze sul punto di vista manageriale. Quindi dal punto di vista economico, se a te serviva qualcosa, dovevi andare da Marotta. Era lui che si occupava delle cessioni, era lui che si occupava di far quadrare i conti, ed era lui colui che comunque doveva stare attento a quanto avrebbe potuto effettivamente spendere la Juventus e quanto invece avrebbe dovuto far restare in cassa. Se cercate invece un modo per acquistare un giocatore, per scoprire un talento, per cercare di avviare i contatti con un calciatore, la persona alla quale avreste dovuto rivolgervi è appunto Paratici, perché Paratici è competente dal punto di vista della direzione sportiva, quindi è lui che si occupa di contattare calciatori in scadenza, scoprire nuovi talenti, segnalare a Nedved e Agnelli nuovi talenti e soprattutto avviare le trattative con i vari calciatori. Noi sappiamo che Marotta e Paratici hanno contraddistinto una delle coppie più prolifiche dal punto di vista manageriale e dirigenziale della storia del calcio mondiale, ma comunque, ragazzi, a prescindere da questo, non si sa cosa farà Marotta. Molta gente dice no, Marotta ha lasciato per andare in FIGC, non è al momento plausibile, visto che Marotta ha rifiutato la FIGC. Marotta ha lasciato per andare a un'altra squadra? Assolutamente no, perché Marotta ha detto che si vede solamente alla Juventus. Marotta evidentemente ha lasciato perché ci sono delle divergenze di pensiero, perché forse ha un altro piano, perché forse realmente rimarrà in area sport. Che ne sapete voi? Non ne ho assolutamente idea. Molti dicono no, rimane fino alla fine dell'anno. Ragazzi, non ve lo so dire perché comunque non sono a casa di Marotta, non conosco Marotta personalmente. Però comunque posso dirvi che la Juventus è esistita prima di Marotta, esiste ora che c'è Marotta e esisterà anche dopo Marotta, con tutto il rispetto per Beppe, che comunque ha fatto in questi 8 anni un lavoro meraviglioso, straordinario dal punto di vista economico, ma sono sicuro che se la Juventus ha preso questa decisione e sono sicuro che se la Juventus ha voluto dare a Marotta un altro ruolo, la Juventus ha già pronto il sostituto. E questo sostituto, a prescindere da chi sia, sarà sicuramente una personalità preparata, sarà sicuramente una personalità importante, e quindi non dovete preoccuparvi perché la Juventus rimarrà la Juve di sempre. Ciao.